Diciamo stamattina hai deciso che qui non si vende più il libro, no, perché? Mai più, per il momento mai più. Perché? Perché secondo me è ingiusto quello che dice ed è meritevole per noi napoletani. Tu hai sentito, diciamo, hai visto la trasmissione oppure hai visto un video dopo? No, no, ho visto la trasmissione. Ok, che hai pensato in quel momento? Niente, devo essere napoletano? Sì. Lo odio e basta, perché non si ragiona così. Cioè, cosa trovi grave? Il fatto, diciamo, che lui abbia detto che i meridionali sono inferiori? Ma pure vicino, non mi ricordo come si chiamava il giornalista di quella trasmissione, andiamo in Campania, Giordano. Che ci andiamo a fare in Campania, io e te, cioè, sempre come se stessero delle classi qua, no? Che poi, gira e gira, comunque qua vengono. Senti, ma diciamo, in questo periodo di Covid si è molto parlato, no? Dell'unità nazionale, tutti insieme ce la faremo. Diciamo, credi che ci siano ancora delle differenze, dei pregiudizi nei confronti dei meridionali? Cioè lui è sempre portavoce di un pregiudizio generale? Io penso di sì. Io penso di sì. Ok. Cosa, diciamo, dovrebbero rispondere a Feltri i napoletani? Niente, lo dovrebbero solo zittire. Basta, deve solo stare zitto, per quanto ne penso io. Ma tu c'hai persone che vengono a comprare libero? Venivano a comprare libero. E adesso ho perso qualche cliente, ma sinceramente. Cioè, sono venuti a chiedertelo, io non c'è, finito. Poi se leggono capiscono da soli. Certo, è chiaro. Ma ti sono arrivate le copie di libero? Certo. E tu ce le hai qui conservate? No, le ho rese già. Ah, le hai già rese? Sì.